Buonasera amici di internews.it, Nerazzurra, e ben ritrovati con una nuova edizione di GR Internews. Inzaghi si prepara alla partita contro il Napoli di domenica alle 18 a San Siro e ancora non ha sciolto i dubbi relativi all'attacco. Edin Dzeko sta infatti bene, ha recuperato pienamente dall'infortunio che aveva accusato durante l'ultima giornata contro il Milan e dunque si candida per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez, che ricordiamo anche lui è arrivato acciaccato dagli impegni con la nazionale. In caso sarebbe pronto il tandem tutto argentino se Dzeko non dovesse farcela con Lautaro Martinez e Joaquín Correa, ricordando ovviamente che Alexis Sanchez è infortunato e indisponibile per 14 giorni, così come De Frey. In difesa ci dovrebbe essere spazio per Andrea Ranocchia come difensore centrale con Skriniar e Bastoni ai suoi fianchi. In caso se dovesse esserci una sorpresa da parte di Simone Inzaghi, si vedrebbe Bastoni centrale con Federico Di Marco centro sinistra. Comunque i dubbi potrebbero essere sciolti domani quando il tecnico nerazzurro parlerà in conferenza stampa alla vigilia proprio della partita contro il Napoli, e nel frattempo l'Inter guarda anche un po' al mercato perché manca sempre meno alla sessione invernale di calciomercato di gennaio, con l'Inter che ha un nome molto preciso in testa, si chiama di Kostic. Questo potrebbe essere un affare più da giugno in realtà che per gennaio, con l'esterno dell'Eintracht Francoforte che piace molto alla società nerazzurra. Questa era la nostra ultima notizia di oggi, l'appuntamento è con l'edizione di domani di GR Internews. Grazie di essere stati con noi e buona serata a tutti. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.